dispiace mazzatico a vedere Elisabeth Brenot come un'assassina. Ma lei ha passato tanti anni all'ombra di Saint-Germain. Non si è mai sposata, vive sola. La sua esistenza è interamente dedicata al principe del Bistoli e alla sua opera. E allora? San Pietro era senz'altro devoto, ma non per questo ha fatto fuori Giuda. La Brenot è infermiera, conosceva la cartella clinica della Brichet. Questo spiega perché l'ha uccisa, facendo sparire le tracce dell'incidente operatorio. Quanto a Mera, non ti scordare che è stata lei che l'ha servito su un vassoio d'argento come assassino della Brichet. Da capo, il medico legale l'aspetta nel suo ufficio. A chi fatturo le due notti quasi in bianco? Credo che per Bruno sarà senz'altro un piacere. Bruno? Prima dimmi che hai buone notizie, Manuela. Murat è morto per una crisi cardiaca. Cosa? Ma che non ha assolutamente nulla di naturale. Nero certo. Sentiamo cosa scrive.